Buonasera dalla redazione giornalistica di Radio Gold, ci troviamo in Piazza del Comune dove da ormai 3 giorni si sta svolgendo la 25esima mostra del mercato dell'artigianato regionale e siamo in compagnia di un ricco parterre e cedo subito il microfono all'assessore Giuseppe Galli che ci fa intanto un primo bilancio di questi primi giorni di questa mostra che, assessore, ha portato a Fabriano molti e molti visitatori. Sì, siamo molto soddisfatti, molti visitatori, abbiamo cambiato il contenitore, no, abbiamo cambiato il contenuto, ma anche il contenitore è più bello, il nostro centro storico che è stupendo, il bilancio dei primi 3 giorni al di là dell'aspettativa, dunque ci permette di ragionare, di pensare che questa è la strada giusta. Allora, questa sera un forum importante, parleremo dell'artigianato che incontra il design. Oppure il design che incontra l'artigianato, l'importante è che si incontrino, perché questa è la sfida, l'importante è che si uniscano le risorse. Dopo la terza serata, la terza giornata, è anche l'occasione per ringraziare ai microfoni di Radio Gold la partecipazione di 2 persone che mi hanno aiutato fortemente nella riuscita della manifestazione medesima. E qui faccio riferimento ai dipendenti del Comune di Fabriano e pertanto passerò la parola prima a Daniela Bertolo e poi anche a Roberta Corradini, perché veramente mi sono state vicine e mi hanno aiutato e sostenuto a far crescere l'evento. Grazie di nuovo. Daniela, allora una battuta anche con te, un po' un bilancio di questa iniziativa, perché è un lavoro che va avanti da molti mesi. No, da pochi mesi, solo da 2 mesi e siamo riusciti insieme all'Expo, alle amiche dell'Expo Marche a fare questa piccola chicca. Bene, la stanchezza si comincia a sentire? Sì, perché purtroppo io non sono più una ragazzina di primo pelo, io sono una sessantenne che l'assessore Galli ha preso mezza rimbambita, perché tanto ormai, no? Che aveva vicino il badante, un collega che ormai mi badava da qualche anno ed è riuscito a tirare fuori la voglia di fare, la voglia di andare avanti, la voglia di raggiungere la mia pensione, che grazie a Brunetta l'avrò verso i 70 anni e quindi io ho ancora tanto da fare, da dare. È un fiume in piena. E da fare, da dare, e con l'assessore Galli io lavoro benissimo. Quindi tante tante mostre ancora, ma eccoci qua con Roberta Corradini che è anche una delle dipendenti che cura la pagina URP su Facebook, sempre molto cliccata ogni giorno. Allora Roberta, come si è svolto un po' il tuo lavoro all'interno di questa 25esima mostra? Direi che io ho curato più gli aspetti comunicativi, però ci tengo a ringraziare l'assessore perché siamo sì stanche ma sicuramente soddisfatti, perché intanto lavorare con lui è una soddisfazione, perché è stimolante, è un vulcano di idee e quindi è veramente piacevole. In più vedere una città così viva e dinamica sicuramente dà energia e forza per lavorare quest'anno, ma sicuramente anche negli anni futuri. Quindi ok la pagina di Facebook, ma forse è stato più divertente in questi giorni lavorare veramente a contatto con la gente. Comunque su Facebook continuate a scrivere perché risponderemo sempre a tutti. E nei prossimi collegamenti proveremo ad intervistare i vari ospiti che questa sera si confronteranno sul tema che l'assessore Galli ci ha poc'anzi annunciato.